Siamo qua in spiaggia, in una bella giornata di sole, si sta molto bene, anche essendo d'inverno veramente ci sono delle giornate fantastiche, specialmente qui sul sud della Toscana. Siamo qui in spiaggia per provare sul campo di battaglia la nuova serie di canne dall'Ice Surf The Line. Casting 130, lunghezze 4,20, 4,50 e 5 metri. L'attrezzo che ho tra le mani in particolare è la versione da 4,50. La stiamo provando qua con diversi amici, in questo momento sono con Matteo della società Pisa Pesca e stiamo veramente assaporando questa accoppiata. Io parlo sempre, preferisco sempre di parlare di accoppiate perché la canna ha bisogno ovviamente di un mulinello, di un piombo e di tutto il resto per andare forte nel lancio, in modo che sia ben calibrato. Alla The Line ho abbinato un Artica 2 misura 8000, un mulinello che ormai abbiamo presentato svariate volte, dato che è un mulinello che è già qualche anno che abbiamo in azienda. Un'accoppiata vincente anche perché abbiamo inserito il nuovo filo Pink Wave del 18 tra l'altro e perciò stiamo facendo dei lanci veramente lunghi. Non voglio stare come sempre a parlare di numeri ben precisi perché i fattori che possono incidere in un lancio sono veramente 100. Fino a 5 minuti fa c'era un'assenza di vento totale, ora già si sente una bava di vento e perciò non voglio parlare di misure, ma qui siamo veramente al top. Al top come accoppiata e al top come tutto nella categoria leggera. La canna abbiamo inserito anche un nostro shock leader conico e perciò di quelli modulabili che già credo che conoscete bene, perciò abbiamo fatto veramente un attrezzo dal lancio che è spettacolare e ora quando abbiamo finito qua ovviamente questa bella accoppiata andrà in pesca con un'esca attaccata. Questa canna ha impiegato un tempo e una pazienza che veramente ringrazio come sempre tutta l'azienda Tubertina al completo che mi ha messo a disposizione tutto praticamente, tutto quello che serve per la progettazione e poi ovviamente per lo sviluppo. Andando nel dettaglio, questa è una tre pezzi, molto fine, perciò richiede un lavoro particolare. Tra parentesi, vi dico anche che abbiamo componentistica Fuji, placca Fuji Gold Level, pomello Fuji alla base dell'attrezzo, inserti di gomma su tutti i pezzi e anellatura Pack Bay in titanio, la stessa che abbiamo utilizzato per esempio nella serie Espiazione. Ecco, chiuso la parentesi, quello che ci ha fatto veramente perdere tempo, ma perdere tempo tra virgolette, è stato anche un grosso guadagno perché anche noi abbiamo scoperto nuove tecnologie e siamo andati avanti molto con la progettazione. È stato il pezzo centrale. Il pezzo centrale di questa canna gliene sono stati cambiati un'infinità per far sì di trovare il pezzo centrale giusto con la giusta miscela di carbonio in modo che potesse dare ottime performance di lancio. E si sa, in tutte le canne l'arco, che praticamente in una tre pezzi non è solo il pezzo centrale ma è tutta la prima parte del manico, è la parte finale della vetta, però il pezzo centrale è quello che più, se calibrato bene, è quello che più poi fa raggiungere le grandi distanze di lancio. E direi che ci siamo, sì, ci va siamo, bene Matteo, bello, con questo rigido, centrale pezzo centrale qua. Veramente rigido e la vetta comunque, ecco, vediamola bene nel dettaglio, la vetta tra l'altro ha un nastro catarifrangente in modo da dare una migliore visibilità di notte. La vetta è tutta carbonio tubolare ripartito, molto sensibile come si addice a una canna da 130 grammi. Insomma. L'anellatura è tutta riguardata e tutta studiata alla perfezione. E niente, tornando alla risposta, Matteo, il pezzo centrale... chiedendo e richiedendo di cambiarlo alla fabbrica e il nostro ingegnere in azienda l'ho fatto quasi impazzire perciò e lo ringrazio anche, approfitto dell'occasione per ringraziare anche Stefano Dibò
E che dire, siamo, a questo punto siamo più che soddisfatti. Io come sempre preferisco aspettare mesi, in questo caso anni, che però quando presento un attrezzo in spiaggia come stiamo facendo oggi, voglio che sia semplicemente perfetto. Quando va nei negozi deve essere perfetto, deve avere grandi performance di lancio. Tra le altre diciture che ci sono stampigliate sul fusto, e T-Surf, Putin Concept e tutto quanto, ce n'è una in particolare, questa qua, Smooth Surface Tip. Questa è la nostra dicitura di Casa Tubertini, che indica una lavorazione speciale sulla superficie del carbonio, che viene lisciato con una lavorazione veramente speciale, in modo poi che il filo, anche in caso di forte umidità, non si attaccherà mai al fusto della canna. Vi voglio far vedere come con un semplice lancio side cast, come si piega questa canna e come rende in chiusura, perché con un pezzo centrale come questo, rigido al punto giusto e studiato insomma per accordarsi al meglio al manico e alla vetta, si riesce ad avere una risposta talmente secca che la canna ovviamente è facile da piegare, cioè da caricare, è una 130 grammi effettivi, perciò non richiede particolari tecniche di lancio. Allo stesso modo risponde con una risposta talmente secca, tipo frusta, che ritorna subito in linea, e non so come descriverlo, ve lo faccio vedere.